Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata all'emergenza Covid. L'Abruzzo dalla mezzanotte di oggi sarà zona rossa. Questa è la decisione del Ministro della Salute Speranza. Andiamo a vedere con Giuseppe Dintino quali saranno le nuove restrizioni e regole. Il servizio. L'Abruzzo cambia colore. Insieme ad Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, la nostra regione da zona gialla diventa zona arancione, il livello intermedio di restrizioni. È quanto deciso dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. E la decisione non è in base al solo numero dei contagi, ma tenendo in considerazione 21 parametri introdotti con un decreto ministeriale del 30 aprile. Questi parametri sono divisi in tre categorie. Ci sono indicatori sulla capacità di monitoraggio, quelli sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e gli indicatori relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. Insomma, non solo la quantità dei positivi determina il rischio, ma anche la capacità di individuarli e monitorarli, nonché la robustezza o fragilità del sistema sanitario. Dopo una settimana di zona gialla cresce l'allerta in Abruzzo, tanto che da Roma si è deciso che anche nella nostra regione occorrono regole più rigide, che entreranno in vigore da domani, mercoledì 11 novembre. Innanzitutto saranno vietati gli spostamenti da regione a regione, ma anche da comune a comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o di altra necessità. Torna quindi l'autocertificazione obbligatoria per giustificare i movimenti. È comunque raccomandato, si legge nell'ordinanza, di evitare uscite superflue anche all'interno del proprio comune di residenza. Rimane inoltre il coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino. Chi varcherà i confini comunali o si farà trovare in giro di notte senza un motivo ritenuto valido potrà incorrere in una multa che va dai 400 ai 1000 euro, che può aumentare fino a un terzo in caso di reiterazione. Stessa cosa per chi esce di casa mentre è in quarantena precauzionale in attesa dell'esito di un tampone. Chi invece ha contratto il Covid ma non rispetta le restrizioni può incorrere in una sanzione penale con l'arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un'ammenda da 500 a 5000 euro. In questi casi si può arrivare anche alla denuncia per epidemia colposa. Da domani chiuse mostre e musei, chiusi anche bar e ristoranti 7 giorni su 7. Questi potranno lavorare solo per l'asporto fino alle 22 o per le consegne a domicilio senza alcun limite di orario. Possono invece rimanere aperti i parrucchieri, barbieri, ma non i centri estetici. Aperti anche librerie e cartolibrerie, negozi di computer, elettronica ed elettrodomestici, di articoli sportivi e biciclette, concessionarie di auto e moto, i negozi che vendono prodotti per la pulizia della casa e per la cura della persona, le ferramenta, i fioristi e i vivai, i negozi di animali e i negozi di giocattoli e vestiti per bambini. Chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, salvo che per farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Chiuse le università, salvo che per alcune limitate attività che riguardano matricole e laboratori. Chiuse le scuole superiori, che dovranno ricorrere alla didattica a distanza, salvo che per portatori di disabilità e in caso bisogna usufruire di laboratori. Mentre gli alunni delle scuole dell'infanzia, di quelle elementari e di quelle medie, continueranno a recarsi in classe. Inoltre, come era già previsto da un'ordinanza regionale, i mezzi pubblici potranno riempirsi solo la metà della capienza prevista dalla carta di circolazione, fatta eccezione per il trasporto scolastico. Chiuse sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine. Non si potrà giocare nemmeno alle macchine situate nei bar e nelle tabaccherie. Rimangono chiusi anche teatri e cinema, terme, palestre e piscine. Possono però rimanere aperti i centri sportivi. E adesso andiamo ad ascoltare il presidente della regione Marsilio. Prima erroneamente ho detto zona rossa, ma chiaramente l'Abruzzo da domani è in zona arancione. Speriamo che questo non avvenga mai, cioè il passaggio alla zona rossa, ma insomma i rumors che arrivano anche a livello centrale purtroppo indicano una direzione che non è quella positiva per il paese, perché appunto si sta pensando, almeno questi sono i rumors, ad un lockdown generalizzato. Comunque, ancora su questa situazione di transito da zona gialla a zona arancione, andiamo ad ascoltare il presidente della regione. Si è arrivati a questo punto. Io è da prima di Ferragosto che lamento il fatto che alle regioni non sono stati dati i poteri
e i soldi per poter realizzare nuovi posti di terapia intensiva e attuare quel piano di potenziamento della rete Covid che a maggio è stato decretato dal governo, ma ammettendo una serie di passaggi burocratici e di ostacoli con la mentalità da pianificazione sovietica che contraddistingue questo governo, e quindi da maggio la delega per poter operare mi è stata data solo un mese fa, l'8 di ottobre. In un mese stiamo facendo miracoli, abbiamo già di fatto raccolto, bandito le gare, assegnato le progettazioni ai progettisti, raccolto i progetti chiedendo ai progettisti di dimezzare i tempi di progettazione, però poi si può comprimere fino a un certo punto i tempi tecnici di lavorazione e soprattutto di effettuazione poi degli interventi di edilizia, e quindi adesso temo che con questa pesante onda, che è già molto pesante e non è ancora arrivato il freddo e non è ancora arrivata l'influenza, tra pochi giorni tutta l'Italia si ritroverà in zona rossa, non c'è poco da fare. Ecco, da domani tante attività dovranno per forza di cose chiudere le proprie saracinesche. Ha un messaggio per queste persone che comunque si sono trovate a riconvertirsi e poi a chiudere definitivamente? Sì, io sono molto dispiaciuto, da domani chiuderanno tutta la giornata, bar, ristoranti, pasticcerie. Io credo che sia stata anche questa decisione del governo, che la zona arancione corrisponde, chiude soltanto queste attività come se fossero le attività che diffondono il contagio. A me sembra un po' sproporzionato e anche poco efficace complessivamente, se si voleva fare una linea intermedia tra il chiudo quasi tutto della zona rossa e il tengo quasi tutto aperto delle zone gialle. Forse si dovevano individuare altro tipo di scelte, ne ho parlato, ho espresso questa mia perplessità anche al Ministro Speranza, ma questa è la decisione che ha preso il Governo e ci dobbiamo attenere alle regole. Spero almeno che i rimborsi, i ristori che sono stati decretati con i due ultimi decreti legge arrivino davvero in maniera tempestiva e possano essere almeno minimamente sufficienti a permettere a queste famiglie di poter tirare avanti e ripartire appena possibile. Ora andiamo ad ascoltare l'assessore alla sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, che spiega ai nostri microfoni quali sono stati tecnicamente i parametri che hanno portato l'Abruzzo in zona arancione e cosa si stia facendo per cercare di limitare i focolai in atto. In terapia intensiva, dice la Verì, si è raggiunta la soglia d'allarme del 30%. Sentiamo l'intervista. Da domani l'Abruzzo sarà in zona arancione, era una notizia nell'aria da qualche giorno. Le motivazioni che hanno portato a questo cambio di colore per l'Abruzzo? Sì, la valutazione del tavolo di monitoraggio del Ministero ha collocato la nostra regione in zona arancione perché abbiamo superato l'R-Conti all'1,5, invece nella valutazione precedentemente eravamo all'1,29. Questo R-Conti è stabilito sia dai numeri dei positivi, quindi dai contagi, dai focolai, dai tracciamenti, ma soprattutto anche dall'occupazione dei posti letto della nostra terapia intensiva. Noi nella nostra regione abbiamo raggiunto il 30% dei posti letto occupati in terapia intensiva e quindi questo è un segno di allarme, di preoccupazione, non tanto fino ad oggi, ma soprattutto per quello che potrebbe esserci da domani in poi, per cui queste misure restrittive si ritengono importanti, indispensabili per ridurre i contagi. Quando ci sarà il prossimo monitoraggio da parte del Ministero? Questa valutazione di questa zona arancione vale 15 giorni, noi siamo monitorati ogni settimana in base ai 21 codici che loro vanno a riscontrare. Quello che diciamo come elemento importante della regione è che nonostante tutte queste difficoltà siamo a un buon livello del tracciamento e questo è un punto di forza. Bisogna migliorare ancora molto l'assistenza sul territorio ed è quello che in una rete stiamo organizzando continuamente dentro le nostre quattro ARS, perché purtroppo spesso e volentieri il problema è legato alla carenza del personale. C'è preoccupazione soprattutto per quello che sta accadendo, assessore, nel Teramano, in provincia dell'Aquila?
Sì, in questo momento, ad oggi, sono le due province che hanno un maggior numero di incidenza di positivi, ma soprattutto perché ancora gli ospedali non erano ancora pronti, attrezzati, perché come voi sapete è solo dopo l'8 ottobre che il Presidente ha avuto questa delega per la riorganizzazione dei pronto soccorso. Per cui si sono create delle difficoltà nei pronto soccorso, ad esempio ad Avezzano abbiamo però immediatamente recuperato attraverso una tenso struttura che sorgerà proprio dinanzi all'ospedale, ma rimodulando quelli che sono i posti letto in una rete Covid stiamo dando le giuste risposte. Dagli ospedali alle RSA invece qual è la situazione in queste strutture? Sì, uno dei motivi per cui abbiamo questo RCT alto è dettato proprio dai focolai che purtroppo ci sono stati nella nostra regione, perché quando sorge un focolaio in una residenza per anziani, un focolaio che coinvolge un numero elevato di pazienti, e ne abbiamo avuto sia a Vezzano, a Lanciano, in altre realtà, e poi subito dopo c'è stata, dopo questo contagio, dopo questo focolaio, c'è stata la presa in carico da parte della ALS attraverso un'assistenza, attraverso un commissariamento per poter gestire al meglio la situazione. I numeri della pandemia in Abruzzo dunque iniziano a preoccupare in maniera molto molto seria, e a questo proposito andiamo ad ascoltare il virologo Paolo Fazzi, che invita soprattutto i giovani ad avere comportamenti corretti. L'intervista è ancora di Paolo Renzetti. Ora più che mai è il momento di avere responsabilità nei comportamenti, rispettando il distanziamento, usando sempre la mascherina, lavandosi spesso le mani ed evitando assembramenti. Così il virologo dell'ospedale di Pescara Paolo Fazzi, che alla luce dell'aumento di positivi e anche della crescita dei ricoveri negli ospedali, a poche ore dal passaggio dell'Abruzzo fra le regioni arancioni e dunque con maggiori criticità sanitarie, invita la cittadinanza a non sottovalutare quello che sta accadendo. La cosa purtroppo importante è il numero dei soggetti che vengono ricoverati e che vengono ricoverati all'UTI. L'UTI sarebbe l'abbreviazione dei reparti di rianimazione. Questa volta da uomo della strada vorrei fare un appello, se possibile, a tutti i cittadini abruzzesi, perché ho visto, io sono di Pescara, che questo fine settimana, anche lungo la riviera, il tempo era veramente molto bello, però c'erano parecchie persone, molte senza mascherina, e chi faceva footing non lo faceva secondo i dettami consigliati. Questa è una battaglia, anzi una guerra che si perde e si vince assieme. Dottor Fazzi, il vaccino sembra ormai ad un passo, notizia di poche ore fa. Senza vaccino questa guerra non la si vincerà, diciamo, facilmente, comunque durerà molto tempo. E sentivo parlare stamane di un 90% di potere immunogeno, non è che sia elevatissimo, ma insomma già è tanto, perché tu riesci a creare quella che poi si definisce immunità di gregge, che poi in realtà per Covid-19 e per questo tipo di virus non si potrà mai realizzare, perché poi purtroppo l'immunità che abbiamo non è permanente, e penso che non lo sia nemmeno quella determinata dalla vaccinazione. Però oggettivamente, se è vera questa notizia, che se è vero, cioè il fatto che noi già da dicembre o da gennaio potremmo vaccinarci, ovviamente veramente possiamo cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel. E chiaramente ce lo auguriamo tutti davvero. Adesso una notizia di cronaca: un 32enne è rimasto gravemente ferito ieri in serata in un incidente stradale avvenuto lungo la Tiburtina nel territorio di Manoppello, in provincia di Pescara, e particolarmente in contrada Vallone. Secondo una prima ricostruzione, il giovane alla guida di un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada. È rimasto incastrato fra le lamiere della vettura ed è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Alanno dopo un faticoso lavoro, e poi trasportato all'ospedale di Pescara dal 118. Su questo incidente stanno indagando i carabinieri.
Parliamo ancora di sanità perché l'ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi è stato nominato direttore sanitario dell'ASL Teramana al posto di Maria Mattucci. La sua è una nomina pro tempore in attesa della formazione di un albo regionale di idonei. Il primo obiettivo di Brucchi è la creazione di nuovi posti letto Covid negli ospedali di Atri e Giulianova perché, dice il Mazzini, attualmente è saturo. Sentiamo di più nel servizio di Tania Bonnici Castelli. L'ASL di Teramo ha un nuovo direttore sanitario. Il manager Maurizio Di Giosia ha nominato infatti Maurizio Brucchi al posto di Maria Mattucci, legalmente impossibilitata a proseguire nel suo incarico poiché in pensione da tempo. La nomina di Brucchi, chirurgo responsabile del servizio di senologia dell'azienda teramana ed ex sindaco forzista di Teramo, è pro tempore. In buona sostanza Brucchi sarà direttore sanitario aziendale in attesa che si proceda alla formazione di un albo regionale di idonei. L'obiettivo prioritario dell'ASL è ora però la gestione dell'emergenza. Il compito che abbiamo chiesto a Brucchi, che ci siamo detti, il compito di lavorare insieme per contrastare in tutti i modi questa ricrudescenza del virus, ecco, perché oramai sta assumendo proporzioni importanti per il nostro territorio e quindi dobbiamo mettere in campo tutta l'esperienza, tutte le forze di tutta l'azienda per cercare di oltre controllarlo ma anche gestirlo. Appena ricevuta la nomina come direttore sanitario dell'ASL di Teramo, Maurizio Brucchi ha visitato gli ospedali di Giulianova ed Atri per pianificare nuovi posti letto per i malati di Covid. Il Mazzini purtroppo è saturo. Ieri sono mandato il direttore generale, ho iniziato una prima ricognizione, sono stato ad Atri dove ho incontrato il sindaco, ho incontrato il direttore sanitario e anche il dottor Marini. Adesso l'obiettivo è quello di cercare di mettere a disposizione del territorio più posti letto possibile. Ieri devo dire che ad Atri abbiamo fatto un buon lavoro, condiviso, ripeto, sia col sindaco che la prima autorità sanitaria e anche col direttore sanitario. Poi sono stato a Giulianova e anche lì abbiamo incontrato il sindaco Ivan Costantini e anche lì partono già oggi pomeriggio l'apertura di una nuova ala con i primi 15 posti letto, quindi questo ci permette un po' di respirare anche se è solo l'inizio, perché ogni giorno arrivano al pronto soccorso tante persone che hanno bisogno di ricovero e quindi continuiamo con questa attività di recupero di posti letto nei vari ospedali. In questo modo per adesso Teramo è già satura, adesso Atri e Giulianova, così come l'unità di crisi aveva dato indicazione. Attualmente l'idea dei vertici dell'ASL di Teramo è quella di lasciare libero l'ospedale di Sant'Omero dai contagiati di Covid, una sacca di sicurezza destinata agli altri malati affetti da gravi patologie, soprattutto tumorali. Sono stati pagati i circa 600 dipendenti della casa di cura privata Villa Pini di Chieti, all'epoca di proprietà dell'imprenditore Vincenzo Angelini, dichiarata fallita il 17 febbraio del 2010 dal Tribunale di Chieti e successivamente venduta all'asta. Esprime soddisfazione la UIL di Chieti, che ha seguito passo passo la vicenda. Siamo finalmente arrivati a una conclusione positiva, dice Marco Angelucci, segretario provinciale della UIL funzionale pubblica, possibile grazie a un lavoro di squadra che ha visto protagonisti la curatela e i sindacati. Abbiamo sempre messo al centro i lavoratori con un lavoro chirurgico e solo la tenacia e la pazienza che ci contraddistinguono hanno reso possibile la composizione di una vicenda oggettivamente complessa, dice Paolucci. Ora finalmente è stata messa la parola fine, almeno per i lavoratori, queste le parole del sindacalista. E continuiamo a parlare di vertenze, soluzione positiva per quella della Yokohama dall'incontro di questa mattina fra sindacati, proprietà e liquidatore. È stata confermata come ormai vicinissima la cessione del sito di Ortona alla Alfa Gomma, società lombarda, con degli stabilimenti anche in Abruzzo e nel Teramano. Salvi al momento, così sembra e speriamo che venga tutto confermato, gli 80 posti di lavoro. Sentiamo. La proprietà, quindi la Yokohama, ha accettato la nostra richiesta, e cioè che si affronti il tema della riconversione, del tema dell'acquisizione con la società Alfa Gomma.
La scelta non era scontata, ma era nell'aria, anche alla luce del piano industriale che prevede importanti investimenti su lavoro e nuove produzioni. Sarà dunque la multinazionale lombarda del settore dell'oleodinamica Alfagomma a proseguire la trattativa di cessione dello stabilimento ortonese della Yokohama, destinato a diventare il terzo insediamento in Abruzzo dopo quelli nel Teramano. Questa mattina, nella videoconferenza con i sindacati, il liquidatore della Yokohama ha accettato la proposta delle parti sociali, che avevano già avuto l'avallo dei lavoratori nell'assemblea precedente l'incontro odierno. Il piano di Alfagomma prevederebbe il riassorbimento di una 80 di lavoratori e più avanti investimenti ed ampliamenti che potrebbero portare ad impiegare fino a 150 persone. Scartata invece l'altra proposta, quella del gruppo IMM Hydraulics, che aveva avuto meno appeal anche tra i lavoratori. Voglio esaltare il lavoro fatto dai lavoratori che dal 27 di luglio non sono mai andati via dal presidio. Sicuramente è stato importante il confronto sereno che ha avuto con questa società, con il liquidatore, sicuramente tutti i fattori che hanno portato, ovviamente senza demagogia, è importante che l'impresa, una volta fiutato la professionalità e il prodotto che si faceva, l'impresa è un fattore importante affinché possa investire. Senza l'impresa ovviamente non avevamo, diciamo, futuro. Ma questo però lo voglio dire anche tenendo conto e auspicando anche di continuare a lottare ai lavoratori della Betanfens, che è molto importante, che comunque sta sempre nei nostri pensieri, perché è una vertenza iniziata insieme. Credo che sia importante anche all'impresa tener conto delle professionalità. Con la recrudescenza dell'emergenza sanitaria, l'UDC di Pescara ha annunciato la ripresa del servizio svolto da volontari di consegna di pacchi alimentari. Torna l'iniziativa della consegna dei pacchi alimentari da parte dell'UDC di Pescara. Siamo in piena emergenza con il signore Pignoli e la decisione di tornare a quanto si faceva qualche settimana fa è una decisione quasi obbligata. Sì, ce lo chiede la gente, noi quando ce lo chiede il popolo scendiamo in piazza. Questo è un partito moderato, democratico, che crede nei valori della famiglia e ovviamente, come non mai in questo momento storico, dobbiamo dare delle risposte importanti. La prossima settimana saremo presenti in alcuni supermercati, il Carrefour, il Tigre in via Malagrida, il Conad in via Rigopiano, dove i cittadini di Pescara, quelli di buon cuore, ne abbiamo trovati tanti nel primo lockdown, ovviamente daranno quello che potranno. Noi ovviamente prepareremo i pacchi e le persone che sono interessate a ricevere questi aiuti dovranno fare lo stesso modus operandi dell'altra volta, quindi attivarsi telefonicamente allo 085 42 83 464, dove ci sarà il segretario del gruppo che sta lavorando di smart working e che prende la richiesta. Le richieste dovrà essere consegnato ovviamente il modello ISE, che è lo stato patrimoniale della famiglia. Per i commercianti, i baristi e quelli che avevano un tenore di vita abbastanza importante, basta il modello ISE corrente che fotografa la situazione attuale, quindi potranno beneficiarne se vorranno anche loro. Massimo anonimato, le domande verranno ovviamente immediatamente cestinate senza nessun tipo di divulgazione dei dati, e la cosa più importante e bella è che i nostri volontari poi andranno a casa di queste persone, andranno a consegnare di persona onde evitare assembramenti. Assessore, ancora una volta l'UDC al fianco delle persone più bisognose. È una situazione abbastanza difficile perché con questa seconda ondata sono aumentati i nuovi poveri, sono aumentati, ci troviamo in una situazione veramente drammatica e l'UDC come sempre è vicino sempre alle famiglie più bisognose, quindi un appello soprattutto a chi ha bisogno di non vergognarsi e noi siamo, lo facciamo veramente con il cuore, perché qua noi siamo qui per questo, siamo qui a stare a disposizione di tutta la gente che ne ha bisogno, quindi noi ci siamo e questo è un appello che volevo fare e faremo di tutto per aiutarli. Consigliere Fiorilli, un'altra iniziativa che è sicuramente encomiabile da parte dell'UDC. E scendere in piazza, in questo periodo si scende in piazza per protestare, qualche volta per distruggere, qualche volta per rappresentare le proprie esigenze, legittimamente, per carità. Ecco, in questo momento la politica scende in piazza per costruire qualcosa di buono e mi sembra il modo migliore per essere presenti vicino alle persone.
Ed ora siamo allo sport, parliamo in apertura del Pescara, ospite della trasmissione ieri sera Replay condotta da Enrico Rocchi, il presidente del Delfino Daniele Sebastiani ha fatto il punto sulle trattative che interessano vari gruppi per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza della società. Il massimo dirigente biancazzurro ha parlato anche dei contratti con Pavanati e ha ribadito dei contatti con Pavanati ha ribadito che ci sono garanzie stringenti da rispettare per rilevare il club. Ascoltiamolo. Sto ragionando con alcuni gruppi che possono essere interessati a fare un percorso nel mondo del calcio. Tra questi ho conosciuto tramite un agente di calciatori, ho conosciuto il dottor Pavanati e ho fatto gli stessi ragionamenti che ho fatto con tutti. Il Pescara non ha nessuna fretta di essere venduto. Io, proprio a garanzia del Pescara, e non di Sebastiani e del suo gruppo, ho dato delle condizioni e queste condizioni, se qualsiasi gruppo dovesse poterle rispettare, ci troveremmo sicuramente di fronte a un gruppo molto serio, perché vi posso assicurare che sono molto stringenti e soprattutto hanno bisogno di una solidità importante. Se dovessero arrivare le chiusure alle condizioni da me proposte, vuol dire che siamo di fronte a un gruppo importante, perché vi posso assicurare che non tutti si possono permettere il lusso di fare quello che ho chiesto io. Io ho in piedi una serie di trattative. Se una di queste trattative dovesse arrivare in porto alle condizioni da me proposte, e allora significherebbe avere a che fare con un gruppo importante, per cui sarei la persona più felice del mondo. Quindi da questo punto di vista, e questo è un motivo di garanzia anche per la città e per il Pescara, fin tanto che nessuno si presenta con quelle garanzie, con quelle condizioni, il proprietario del Pescara sono io e il mio gruppo, quindi decido io, faccio quello che voglio e vado avanti senza nessun problema, per cui non mi hanno infastidito, anzi, secondo me, io credo che ci sarebbe voluta un pochettino di attenzione in più, ritengo, perché comunque sia, poi nella vita non si sa mai come vanno le cose, per cui prima di dire ho fatto già o sono pronto, magari io... Ma ripeto, non è questa una mia idea, una mia sensazione, però ognuno poi ragiona con la testa sua. Io sono pescarese, vivo a Pescara, giro Pescara tutti i giorni e non farei mai una carognata al mio Pescara e alla città di Pescara. Quindi non sono uno di quelli che si deve liberare del Pescara. Se lo farà per renderlo migliore di quello che può essere oggi e soprattutto dando la società in mano a delle persone che siano serie, di comprovata serietà e che non hanno nessun tipo di problema. Le condizioni di cui ti parlavo prima sono un motivo di garanzia non importante, di più per la società del Pescara. Perché poi io che faccio questo mestiere, sto nel settore bancario da una vita, so che se qualcuno ha la possibilità di portare certe garanzie vuol dire che ne ha almeno tre volte tanto. Scenario 1, se dovesse non esserci la possibilità di cedere il Pescara, noi non è che siamo carichi. Come al solito, come lo siamo sempre stati dal primo giorno a oggi, siamo dei leoni affamati, quindi non abbiamo nessun problema ad andare avanti. Se non lascio, sono costretto a fare sempre bene, perché sono il primo tifoso del Pescara. Adesso parliamo invece del Teramo, turno infrasettimanale di campionato domani in Serie C, con il Diavolo che va a Catanzaro senza Bombaci, Lasic, Viero e Gerbi. Paci ritrova Santoro e Costa Ferreira con Iotti in difesa insieme a Piacentini e Diachité che sarà spostato sulla fascia destra. Sentiamo. Con il Catanzaro inizia un ciclo di partite ravvicinate che potrebbe restituire un valore ancora più definito dell'attuale Teramo. Perché in Calabria qualche mese fa al primo turno si fermò l'avventura playoff del Diavolo ed è al Ceravolo che dopo la domenica di pausa i biancorossi ripartono con negli occhi ancora la zampata vincente di Ilaria Pagani. Senza Bombaggi, Viero, Lasic e Gerbi, Paci dovrebbe confermare per molti versi l'11 che è sceso in campo al Torre. Tornerà, e non è un ritorno da poco, Pedro Miguel Costa
regista Ferreira, che di conseguenza dovrebbe essere schierato dal primo minuto, così come torna anche Santoro, abile e arruolabile per il Ceravolo e che giocherà nella ormai classica linea 2 con Arrigoni nella zona nevralgica del terreno di gioco. Dietro, con Lasic fuori causa, Diakité andrà sull'out destro, Iotti si sistemerà al centro della difesa con Piacentini, mentre Mungo dovrebbe essere spostato nuovamente a ridosso della punta. Arriveremo sul campo di battaglia, lì dovremo sapere adattarci al tipo di partita, perché potremmo aver preparato la partita migliore al mondo, ma poi quello che conta è sapersi adattare all'avversario, sapersi adattare al tipo di partita e comunque rimanere in fiducia ed equilibrati all'interno delle difficoltà che si potranno creare. Io credo che loro ci attaccheranno, ci presseranno alti, penso, perché giocheranno in casa e vogliono subito, sin da subito, far capire che tipo di partita ci aspetta. Noi dal canto nostro risponderemo con le nostre armi, cercando di essere intensi, aggressivi e cercare di lavorare sui nostri punti di forza, ecco, conoscendo bene l'avversario. Calabresi reduci invece dalla vittoria rigenerante di Avellino per 3-1, che ha salvato la panchina di Calabro a rischio qualora fosse arrivato un altro risultato negativo. Per il Teramo invece quella di domani è la prima di 4 partite da qui fino alla fine del mese di novembre, perché domenica alle 14 si torna al Bonolis contro il Catania prima del recupero del 18 sempre in casa contro il Foggia. Domenica 22 la sfida complicatissima Liberati contro il Rullo Compressore Ternana. Si torna poi alla settimana tipo per preparare la seconda trasferta consecutiva in Puglia contro la Virtus Francavilla. Novembre, mese cruciale dunque per non avere le vertigini e confermarsi come una big del girone C. Se non avessero giocato queste 3 partite la metterei al pari con Bari, perché forse a livello di qualità hanno qualcosina in meno, ma hanno tanta qualità, hanno tanta intensità, quindi è una partita che la paragonerei a Bari. Loro hanno giocato 3 partite e questo spero che sia un vantaggio per noi, perché con l'andare della partita dovremmo essere bravi a sfruttare questo tipo di vantaggio e quindi non posso dire che sarà la stessa partita di Bari, però la difficoltà è quella, la trasferta è lunga, sono 8 ore di pullman e la squadra avversaria è una squadra che in questo momento vuole vincere in casa perché ultimamente ha fatto male. E è una squadra di assoluto valore, quindi la paragonerei a Bari, con l'unica differenza che fisicamente non credo che saranno al meglio delle loro condizioni, anche se poi rimarrà una partita molto complicata, ma è una partita e siamo felici di andarla a giocare perché per noi è una grande opportunità. È tutto per questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.